Siamo tutti, diamo inizio al corso di comunione. Allora, prima di iniziare vorrei salutare la dottoressa Luisa Cantarotti, che è la nostra segretaria, alla quale auguro buon lavoro, penso a nome di tutto il Consiglio Comunale. Sicuramente. Grazie per il benvenuto e auspico anch'io un buon lavoro con tutti voi, con il Consiglio, Cocenia, gli amministratori e tutti. Avremo modo di conoscerci, non siamo capiti. Allora, pregherei la segretaria di procedere con l'appello. Sì. Bernardis D'Amido, gigante Sirio, Furlan Debora, gigante Franca, Gruer Laura, Venier Luigino, Pitana Silvia, Lodola Maurizio, Zat Marino, Monti Maria Cristina, Bazzichetto Tiziano, assente. Cecconi Luciano. Bene. Allora, per il punto, all'ordine del giorno, abbiamo la surroga del Consiglio Comunale di Missionario Zat Massimo. Allora, è con grande dispiacere che abbiamo ricevuto le dimissioni dell'ingegnere Zat Massimo, che però per fortuna sua, diciamo, per motivi di lavoro e anche per una sorta di promozione che ha ricevuto, è stato destinato a lavorare all'estero per lungo tempo, per cui si è sentito in dovere di dare dimissioni non essendo più nelle condizioni di poter svolgere il suo ruolo. Per cui io ho già manifestato al Massimo tutto il mio apprezzamento per quello che mi ha fatto, l'ho ringraziato anche per iscritto. Penso di interpretare il sentimento così di tutto il Consiglio Comunale. Ne ringrazio di nuovo anche in sua assenza per quello che ha fatto e per la professionalità che ha dimostrato. Quindi le dimissioni sono state immediatamente accettate perché per dovere, così prescrive la legge, e questa sera procediamo alla surroga. Allora, do lettura a tutto il papiro? Allora, in precedenza, questo comporta anche una redistribuzione delle deleghe, naturalmente, no? Quindi, in precedenza le deleghe erano così distribuite: gigante Sirio, vice sindaco, assessore con delega di funzione relativa all'agricoltura, associazioni, sport, energia alternativa e ambiente. Zat Massimo era assessore con delega alle funzioni relative all'urbanistica, edilizia pubblica e privata e patrimonio. Furlan Debora, assessore con delega alle funzioni relative ai servizi socioassistenziali, sanità, pari opportunità e comunicazioni. Gruer Laura, assessore con delega alle funzioni relative a cultura, istruzione e commercio artigianale. Venier Luigino, consigliere delegato per i servizi di protezione civile, ai sensi dell'articolo 16,17, secondo periodo dello Statuto Comunale. A seguito delle dimissioni di Massimo Zat, le deleghe saranno così redistribuite. Io, come sindaco, conservo le deleghe per le funzioni per il personale urbanistico e lavori pubblici. Mentre gigante Sirio, vice sindaco, assessore con delega alle funzioni relative a manutenzione e patrimonio, associazioni, sport e energie alternative. Debora Furlan, assessore con delega alle funzioni relative a bilancio, servizi socioassistenziali, sanità, pari opportunità e comunicazioni. Gruer Laura, assessore con delega alle funzioni relative all'ambiente, cultura, istruzione, commercio ed artigianato. Gigante Franca, consigliere delegato per l'agricoltura, ai sensi sempre dell'articolo 16,17. Venier Luigino, consigliere delegato per i servizi di protezione civile, ai sensi sempre del solito articolo 16. Quindi, no, volevo chiedere, lei associa l'oggetto 1 all'oggetto 4, comunicazione del sindaco? Questa non è una comunicazione del sindaco? Sì, questa è la comunicazione delle deleghe, questa è la surroga del consigliere. Procediamo allora alla surroga del consigliere.
consigliere Zambasco. Quindi, allora, premesso che in data 7/10/2013 con protocollo numero 60/54 del consiglio comunale Massimo Zatta ha rassegnato personalmente al protocollo di evento le proprie dimissioni dalla carica. Atteso che l'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, dopo aver stabilito che le dimissioni della carica di consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, dispone tra l'altro che il consiglio comunale entro un ordine di decisione di autorizzazione delle stesse, questo è un termine abbastanza elastico, non è proprio così in effetti, deve procedere alla surroga dei consiglieri missionari e che i consiglieri subentranti entrano in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. E sensi l'articolo 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, il seggio che durante il cinquantennio rimanga vacante, il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Visto il verbale della adunanza dei presidenti delle sezioni di data 7 maggio 2012, allegato numero 14, che riporta gli elenchi dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, suddivisi per liste di appartenenza, e tra questi quella relativa alla lista impegno per il futuro, lista di appartenenza del consigliere missionario. Dato atto che il primo dei candidati non eletti della predetta lista risulta essere la signorina Desi Comuzzi, con cifra individuale di 668. Verificata la non sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità ad assumere la carica di consigliere comunale da parte della signorina Desi Comuzzi, che è presente in aula, ha sottoscritto in merito apposita dichiarazione consegnata al segretario comunale in atti depositati. Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso in termini favorevoli dal responsabile del servizio elettorale, proceduto alla votazione con il seguente esito, quindi pongo alla votazione la nomina del consigliere comunale di Desi Comuzzi. Chi è favorevole? Unanimità. Quindi, delibera. Immediatamente esecutiva. Sempre unanimità. Delibera di approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa quanto segue: di attribuire il seggio di consigliere rimasto vacante a seguito delle dimissioni del consigliere comunale Massimo Zatta, candidato alla medesima lista di Desi Comuzzi, con validare la sua elezione; di dare atto che dovrà essere aggiornata l'anagrafe degli amministratori locali ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 267/2000, sia presso l'ufficio elettorale, presso il servizio elettorale regionale, sia presso la banca dati informatica istituita dalla prefettura di Udine. Bene, quindi a questo punto invito la Desi Comuzzi ad accomodarsi. Stavo decidendo. Benvenuto tra il Consiglio Comunale di Pescenia, ti consegno la copia dello Statuto Comunale da imparare a memoria, ma se rimane un interrogato. Prossimo consiglio. Prossimo consiglio della sua allora, secondo punto del giorno. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, il 25 settembre 2013. Lettura approvazione dei verbali della seduta precedente del 28/6/2013, verbale numero 16, approvazione del progetto preliminare per la realizzazione dei percorsi e itinerari cicloturistici nell'asta Riviera Turistica Friulana, che costituisce adozione della variante al piano regolatore generale comunale. Verbale numero 17, determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2013. Verbale numero 18, conferma applicazione dell'addizionale comunale dell'IRPEF nella misura dello 0,3 per l'anno 2013. Verbale numero 19, ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione ai sensi dell'articolo 58 decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge numero 133/2008 anno 2013.
Verbale numero 20, verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da CEDER dell'articolo 162 decreto legislativo 267-2000. Verbale numero 21, legge regionale 31-5-2002 numero 14 articolo 7, approvazione del programma triennale 2013-2015 e annuale 2013 per opere pubbliche. Verbale numero 22, approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES. Verbale numero 23, approvazione del piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES per l'anno 2013 e della relativa articolazione tariffaria. Verbale numero 24, approvazione del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015 e della relazione previsionale programmatica 2013-2015. Verbale numero 25, approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. Verbale numero 26, approvazione del programma degli incarichi di collaborazione per l'anno 2013 ai sensi articolo 3,55 della legge 244-2007. Verbale numero 27, approvazione convenzione ex articolo 21 legge regionale 1-2006 tra i comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turniano, Precenico Pocenia, l'Unione dei Comuni, Cuore dello Stella, tra i comuni di Rivignano e Peor, per la gestione in forma associata dell'organismo indipendente di valutazione della prestazione. Verbale numero 28, approvazione e convenzione per la gestione del servizio di segreteria generale tra i comuni di Palazzolo dello Stella e Cocenia. E verbale numero 29, atto di indirizzo per la prevenzione dei problemi derivanti dal gioco d'azzardo. Posso fare... un appunto su quanto scritto nel verbale numero 26 relativamente al mio intervento. Sul verbale è stato scritto consigliere Maria Cristina Monti: il progetto è degno di lode, noi comunque ci asteniamo. Io ho detto il progetto è degno di lode, ma bisogna analizzarlo nell'ambito del bilancio. Quindi chiedo che venga modificato. Integrazione. Sì, sì. Allora, vogliamo l'integrazione? Chi è favorevole? Una vita. Allora, adesso questo è sull'integrazione, sì. Adesso portiamo i verbali. I verbali? Chi è favorevole? Allora. Astenuti, Verde, Comuzzi, solite, abbiamo aumentato di 1.500 euro, portiamo 9.000 euro.
qua abbiamo oneri straordinari, siccome più avanti poi ne parleremo, abbiamo intenzione di abbattere il debito del comune con una parte della base di amministrazione. Questo è la penale che dovrei pagare al Cassa Deposito e Prestiti. Può darsi che non sia esatta perché è in continua evoluzione la normativa. Sono d'accordo con la ragioneria, in particolare con il responsabile, che valuterà bene fino all'ultimo se poi ci converrà ancora in sede di assestamento, confermeremo l'abbattimento. Se non converrà, non lo faremo, ma intanto ci metterà in condizione di poter procedere in quel senso. Poi abbiamo servizi del trasporto scolastico, 3.700 euro in più. Manutenzione e impianti sportivi sono 800 euro in più. Segnaletica stradale 3.500 euro in meno. Acquisto bene per manutenzione strade per il pubblico abbiamo meno 1.000 euro. Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 1.500 euro in più. Manutenzione spazzatrice meno 3.000. Arredamento delle attrezzature macchine 2.600 in più, abbiamo previsto 0. Attrezzature macchine arredamenti 10.000 per il trattore che si è rotto e quindi dovremo acquistare uno nuovo. Telefonia 5.000 euro, sono i computer? Sì, sono i computer. Trasferimento 150. Sì, al computer, sì. Che vanno trasferiti a Lignano che ha visto il computer per tutto comprato. Poi abbiamo sistemazione di impianti sportivi, qui con l'avanzo di amministrazione vogliamo sistemare la cucina del chiosco del parco fisicamente, perché c'è la sala cucina ma in realtà non c'è niente dentro, no? Vorremmo mettere tutta l'attrezzatura normale in modo tale che quando c'è da fare qualche manifestazione o qualcosa abbiamo un'attrezzatura per poterlo fare. Intervento di riqualificazione urbana 20.000, questa è Piazza Nuova che ultimamente si sono allagate due volte i negozi e quindi provvederemo lì a sistemare il territorio, abbiamo già fatto un prezzo che in realtà è più basso dei 20.000, ma insomma, adesso vedremo quando daremo via i lavori. Realizzazione opere di urbanizzazione e fognature 1.800 euro, in più ne ha previsto 0. Poi spese per estinzione mutui 100.000, quelli che avevamo detto prima. Ecco, altro annuncio. Sono domande? No, tipo domande sono considerazioni, nel senso che una variazione di bilancio dopo che è stato approvato il bilancio consiglio scorso dovrebbe portare a una votazione da parte nostra contraria, ma su questo argomento e nello specifico su questa variazione, visto e considerato che ci sono delle situazioni che vado fra un attimo a spiegare, che tra virgolette possono, cioè l'intento è quello di sbloccare quantomeno dei denari, alcuni soldi che si possono utilizzare al di là di quelle che possono essere le questioni legate al patto di stabilità che tutti ormai ce l'hanno quasi a memoria, tutti i consiglieri, tutti i sindaci ce l'hanno mai scritto come caratteri cubitali, come diceva lei, e quindi preannunciamo un voto di astensione su questo punto, non tanto per quanto riguarda la variazione fine a se stessa, quindi quello che diceva lei un attimo fa, quindi i 3.000 euro, i 4.000, i 2.000, la maggiore spesa per quanto riguarda lo scuolabus per la manutenzione degli impianti sportivi, la cucina, va bene, ma fondamentalmente su quello che è stato fatto e viene fatto da parte
degli uffici, in particolar modo dell'ufficio ragioneria, con il quale abbiamo avuto modo di chiarire alcuni aspetti e non sono aspetti da poco, individuare a livello di bilancio anche questa forma, se vogliamo, di identificata di questi 100.000 euro qua per quanto riguarda le spese di estinzione anticipate di mutui, che possono dare linfa a un comune piccolo come il nostro, fra virgolette, e possono fare in modo di poter utilizzare appunto alcuni soldi per poter fare delle cose che realmente servono ai nostri cittadini. Io ricordo che qualche consiglio fa, quando abbiamo parlato, noi del gruppo abbiamo parlato di 200.000 euro di avanzo di amministrazione non vincolati, se ci ricordiamo, se no andiamo a vedere il video oppure leggiamo. Si diceva, noi dicevamo appunto, cioè come mai tutti questi soldi qua e come mai non c'è la possibilità di poter utilizzare almeno una parte di questi relativi all'anno precedente che avrebbero dovuto aggirarsi sui 140-150.000, io non dico tutti 200.000, erano 145.000. Meno quelli... No, 145.000. Il revisore del conto, Castelletto, diceva giustamente si possono volendo utilizzare, ma non solo questo, anche questo fattore di 100.000, parlando con il responsabile del servizio e con i ragazzi dell'ufficio, torno a dire, è un qualche cosa di importante, se vogliamo, per il nostro piccolo comune. Non saranno milioni di euro, però insomma riuscire a sbloccare questi soldi, a individuare un capitolo di spesa per fare dei lavori di, che poi sicuramente vedrete voi quelli che necessitano maggiormente, magari noi se vi serve una mano siamo qua pronti a identificare alcuni aspetti che possono essere interessanti, è sicuramente una cosa valida. Quindi, sapendo che dopo aver visionato la variazione di bilancio di entrate e uscite, e dopo aver visionato che in fondi non vincolati comunque rimangono 47.660 euro, che tutto sommato non sono pochi, ma sono giusto quello che ci serve per tirare avanti, per andare avanti, almeno io mi sento di non dico di votare a favore, perché insomma uno non vota il bilancio contrario e poi vota una variazione a favore, ma quantomeno di astenerci su questo punto e valorizziamo, cercando di valorizzare appunto sia il lavoro fatto dagli uffici e anche l'intento dell'amministrazione nel poter utilizzare questi soldi per. Staremo qui a dare un'occhiata, a vedere, non con il fucile spianato, però a verificare se questi soldi verranno utilizzati nel miglior modo possibile. Ecco. Sì. Io mi sento di dire questo, dopo se ci sono i miei colleghi che vogliono aggiungere qualcosa, però su questo argomento mi pare che siamo d'accordo. Ecco. Sì, diciamo se ci verrà. Se riusciremo a battere il debito di 100.000 euro, noi recupereremo circa 14.000 euro di rate in meno per pagare nei prossimi anni, quindi è una bella cifretta per un nostro comune così piccolo, quindi avremo maggiori risorse da destinare ad altre cose. Insomma, no? Quindi adesso è importante sapere, nulla, io sono andato in regione insieme a Massimo Zarco per parlare degli spazi finanziari, eccetera, perché dovevamo utilizzare famosi 120.000 euro che ci hanno già versato e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Per cui a quel punto ci sono aperti nuovi spazi finanziari, non utilizzando i 120.000 euro abbiamo avuto altri spazi finanziari a disposizione. No? Così abbiamo proceduto a fare il lavoro del cimitero di Tosa che era già come iniziale, c'era già il progetto definitivo, esecutivo, c'era già tutto e riusciamo a fare queste cose qua che abbiamo elencato. Ma 47.000 euro non si sa mai come si dice un martino, no, ma voglio dire, se un anno ho detto che 15.000 erano come andare al bar e non avere i soldi per bere un caffè, 200.000 erano troppi. Mi pare che un attimino si era imposto qualche cosa di più ai cittadini in termini di entrate tributarie in questo caso, ecco che questo può sicuramente essere una strada percorribile. L'ha detto lei un attimo fa, io non voglio aggiungere nulla riguardante i 120.000 euro, quindi vuol dire che quella prospettiva di strategia politica legata a un intervento di un certo tipo speriamo sia accantonata,
per il momento, perché non possiamo sospendere. Io mi auguro che sia accantonato del tutto, arrivati a questo punto. No, infatti, l'ho detto, dipende dalla strategia politica che questa amministrazione vuole portare avanti. È meglio avere tu e Boris che no. Va bene. Va bene, lui è. Bene, ci sono altre domande? Sì, a te, scusi, altre considerazioni? No. Non andiamo al voto, chi è favorevole? Allora, comunicazione del sindaco, che per errore l'ho già letta prima, le troviamo leggere? Assolutamente no. Non si dice assolutamente sì, si dice assolutamente no. Allora, le scelte che sono state fatte nel distribuire così le deleghe redistribuite nell'ambito degli assessori e dei consiglieri è stato fatto anche per approfittare per avere un risparmio, perché così avremo tre assessori, anziché quattro. Diamo la possibilità alla Tesi, Muzzi, Geometra, di farsi la sua esperienza anche così come consigliere, di prendere un pochino così di confidenza con l'ufficio e con le problematiche relative guardanti l'edilizia privata. Per quanto riguarda l'edilizia pubblica non c'è niente da fare, cioè, i progetti sono tutti belli, per cui ho ritenuto di tenere per me, perché credo che io vorrei essere impegnato moltissimo, ma purtroppo presumo che sarò impegnato poco in questo campo. Le altre sono state date con cognizione di causa, perché la Franca è un'azienda agricola, quindi chi meglio di lei può avere la delega di consigliere delegato all'agricoltura. La Debora è tutto fare, insomma, ci interesserà anche del bilancio oltre a tutte le altre cose, quindi penso insomma che riusciamo a fare bene. Io così glielo auguro, l'auguro a tutti, e soprattutto faccio loro auguri di buon lavoro, in particolare alla Desi, che è nuova arrivata e dovrà imparare tanto e dovrà sudare tanto. Intanto il prossimo consiglio come gruppo di minoranza anche noi salutiamo la Desi con piacere, perché è tutto giovane e avrà delle idee sicuramente nuove, nuova linfa finalmente importante in questo comune, perché sennò siamo troppo vecchi qua. No, io parlo per me. Per me sono troppo vecchio. Vecchio forse amministrativamente. Quindi va bene, anche da parte nostra in bocca al lupo, ripeto, se ci sono delle cose per cui può essere utile il nostro contributo, noi siamo qua, quindi non è un problema. E un saluto a Massimo, che in bocca al lupo più che saluto, perché sì, in questi tempi decidere di andare e fare, specialmente in un paese così lontano, non è facile. Farlo per un periodo medio-corto, io l'ho fatto per un periodo medio-corto in paesi orientali è una cosa, farlo per un periodo medio-lungo e lasciare magari la famiglia qua diventa problematico, ecco. Quindi un grosso in bocca al lupo e speriamo che fra qualche anno, una volta magari sistemate alcune cose, possa tornare a darsi una mano, ecco, sempre nell'ottica di far crescere il nostro comune, questo è importante. Dopo il resto, la capacità, la responsabilità e l'apprezzamento al di là di tutto, ecco, della persona sicuramente, la persona prima di tutto e poi c'è il resto. Amministratore. Allora, siamo in contatto con Facebook, con Massimo naturalmente, no? Le abbiamo fatto anche noi gli auguri in bocca al lupo, la sua risposta è stata così, dice sì, qui ci sono i lupi, però io sono un po' troppo grosso. Io invece mi trovo bene, perché essendo piccolo sono andato là dove sono tutti piccoli, quindi non è.
l'ho chiamato da piccoli. Quindi, come... lui è lei a Calgary, quindi là ah, è freddo sul serio. Perché... Calgary, la via invernale a Calgary, 3 Olimpiadi fa. Allora, consiglio comunale chiuso. Bene. Grazie a tutti.